Ma per quale motivo la lampadina incandescenza aumenta la sua resistenza? Lo fa a causa dell'effetto Joule. L'effetto Joule consiste nel riscaldamento del filamento della lampadina quando il filamento viene attraversato dalla corrente elettrica. Infatti, vedremo meglio nei video successivi che il passaggio della corrente elettrica attraverso un resistore, che in questo caso è il filamento di tungsteno della lampadina, produce un aumento della sua temperatura, cioè un riscaldamento del resistore. Questo è l'effetto Joule. Ma un aumento della temperatura del filamento di tungsteno della lampadina vuol dire un aumento dell'agitazione termica degli atomi, degli ioni del reticolo cristallino. Infatti, la temperatura è la maniera in cui si manifesta a livello macroscopico l'agitazione termica dei componenti microscopici della materia. Vedremo meglio poi nei prossimi video come mai si innalza la temperatura e quindi l'agitazione termica del reticolo cristallino quando scorre la corrente. Per adesso qui è sufficiente ragionare su questa considerazione, questo rapporto di causa-effetto, cioè se si innalza la temperatura per effetto Joule, questo reticolo cristallino vibra con maggiore agitazione termica e perciò impedisce maggiormente il passaggio degli elettroni che trasportano la corrente elettrica. Ecco quindi spiegato a livello microscopico perché l'innalzamento della temperatura del reticolo cristallino produce anche un aumento della resistenza elettrica. Il motivo è che gli elettroni che trasportano la corrente elettrica fanno più fatica a passare attraverso un reticolo caldo, i cui atomi, i cui ioni si agitano con maggiore violenza e quindi riempiono maggiormente gli spazi vuoti, creando dunque un maggiore ostacolo al passaggio degli elettroni, cioè della corrente elettrica. Una lampadina come questa si scalda molto al passaggio della corrente elettrica. Più innalziamo la tensione a questi due morsetti, più corrente passa nella lampadina e più si scalda, più aumenta la sua resistenza elettrica, perché gli elettroni fanno più fatica a passare all'interno del reticolo cristallino che si agita di più. Il fenomeno dell'effetto Joule si verificava anche nel filo conduttore di questo reostato. Quindi in teoria anche la resistenza di questo reostato doveva aumentare con la temperatura. Eppure non lo faceva, come mai? Perché in questo caso l'aumento di temperatura era estremamente contenuto, praticamente non era nemmeno avvertibile. Perciò quando l'effetto Joule è trascurabile, l'aumento di temperatura è trascurabile e il reticolo cristallino vibra più o meno sempre con la stessa agitazione termica, mantenendo quindi costante l'ostacolo che offre al passaggio degli elettroni. Perciò, in conclusione, quando un resistore si scalda poco, pochissimo, la sua resistenza rimane praticamente inalterata. Quando invece un resistore si scalda molto, fino addirittura a diventare incandescente, la sua resistenza cresce in modo evidente.